Ben ritrovati a Quattro Chiacchiere con. Oggi abbiamo ospite Michele Nastro, benvenuto. Michele, puoi togliere la mascherina perché tanto non si vede purtroppo da casa con la videocamera, però abbiamo la barriera in plexiglass che ci divide, per cui siamo a norma. Benvenuto nei nostri studi. Michele Nastro, conosciuto come innanzitutto come assessore del comune di Rivarolo Canavese, ma oggi non è qui per parlare in veste di amministratore, no, ma per parlare di una bellissima iniziativa che dura ormai da 19 anni, che è il premio letterario nazionale Enrico Trione, Una fiaba per la montagna. Sì. Beh, intanto grazie per l'ospitalità. È sempre un piacere ritrovarsi e poter parlare di questa manifestazione che nasce 19 anni fa per ricordare un amico della nostra associazione, Enrico Trione. Noi pensavamo potesse essere una semplice manifestazione di un anno. L'adesione che abbiamo avuto nella prima edizione dedicata alla fiaba della montagna ci ha convinti poi a continuare. Continuare sotto la guida del professor Angelo Paviolo, che è stato quello che ha strutturato il premio nelle prime edizioni. Noi abbiamo creato questa manifestazione, è un premio letterario a livello nazionale, che però nel suo interno ha quattro sezioni, una dedicata all'italiano a livello nazionale, una piemontese e una franco-provenzale, perché Ponte era un comune franco-provenzale, e poi per cercare di coinvolgere anche i bambini abbiamo coinvolto una sezione giovanile, creato una sezione giovanile in cui sono coinvolte tutte le scuole del Parco Nazionale del Gran Paradiso. Questa è una manifestazione che ormai dura da 19 anni, noi per 17 anni abbiamo effettuato la premiazione all'interno del comune di Ponte Canavese, e dopodiché, dopo aver affrontato diversi temi, alcuni locali, quali lo spazzacamino, abbiamo anche affrontato dei temi di tipo più vasto, quali per esempio le piante, gli animali, eccetera. Quest'anno l'edizione è stata dedicata alle piante del paradiso ed abbiamo avuto moltissimi elaborati che ci sono pervenuti. Uno di questi elaborati viene anche utilizzato per realizzare un cartone animato da parte di Mario Bondici. Sì, questa è una cosa molto particolare, unire... Sì, sì. È particolare perché ci sono molti premi che possono essere assegnati e noi abbiamo pensato, visto che questo ragazzo utilizzava le tecniche multimediali per realizzare i corti animati, di andare a strutturare uno sceneggiato, quindi una fiaba utilizzando uno dei testi che era pervenuti. Tutti i cartoni sono visibili sul sito di Una fiaba per la montagna e si trovano su un canale di YouTube. E il concorso letterario poi si è evoluto nel corso del tempo ed è diventato tra l'altro appunto itinerante, perché sì, quest'anno ad esempio si è spostato, era a Noasca e non più a Ponte. Sì, il fatto di aver fatto per tanti anni a Ponte Canavese, perché comunque eravamo affezionati, facevamo parte di quel comune e quindi l'associazione era presente, quindi quello è stato il primo pensiero. Dopo 17 anni abbiamo invece fatto un ragionamento, perché comunque noi dal 2006 elaboriamo questo premio nazionale con una convenzione col Parco Nazionale Gran Paradiso, e Ponte situato al di fuori dell'area del Parco Nazionale, e quindi abbiamo pensato di trasformare questo premio. Questo ragionamento è stato effettuato insieme con l'amministrazione di Ponte, gestita dal sindaco Paolo Coppolo, e quindi abbiamo pensato di poter andare in modo itinerante attraverso i comuni della Valle Orco e della Valle Soana. La prima cerimonia di premiazione si è tenuta a Locana e quest'anno siamo andati a Noasca, un comune molto bello come Locana, e questo serve anche per portare gli autori di queste fiabe all'interno dell'area del Parco Nazionale, quindi far conoscere. Abbiamo spostato anche la premiazione dal mese di dicembre, che era un mese invernale, al mese di settembre, per andare a prendere anche, diciamo, un po' il turista che voleva visitare le nostre valli in un periodo in cui non ci fosse tanta neve, eccetera, visto che
Non è così immediato poter arrivare a Ceresole, magari nel mese di dicembre, qualche volta ci si può arrivare, qualche volta magari la strada può essere disagiata. Certo. Ecco. Nuove proposte. Nuove proposte, infatti, stavo dicendo, non si ferma qua perché comunque ci sono delle nuove proposte nell'area. Beh, qui ogni volta che si fa un passo si cerca di portare avanti un discorso. Allora, il discorso è, Ponte Navese è importante, l'area del Parco Nazionale è altrettanto importante. Noi avevamo fatto 4-5 anni fa un ragionamento con l'amministrazione di Ponte per cercare di inserire dei cartelli che evidenziassero il fatto che Ponte aveva un legame con la fiaba. Il comune di Ponte ha moltissime leggende, moltissime fiabe, le masche sono dei personaggi fantastici, ma queste non sono presenti solo su Ponte, ma su tutti i comuni delle nostre valli. E allora, sfruttando un po' il carattere dell'itineranza, quindi allargando un po' l'area territoriale di riferimento, l'idea che è stata proposta più volte dal professor Tesio, che attualmente è il presidente della giuria, è quella di trasformare l'area del Parco Nazionale Gran Paradiso in un'area dedicata alla fiaba. Per fare questo si potrebbe cominciare semplicemente con una piccola proposta, con l'inserimento di cartelli che una fiaba per la valle, oppure una fiaba per la Valle del Paradiso, una fiaba per le valli, preciso, perché le valli sono due, Orco e Soana. E questo potrebbe essere un primo inizio. Il premio è una caratteristica, ma ci sono già altre caratteristiche presenti, per esempio la Valle Fantastica nella valle Soana, e questo è già un progetto che ormai da diversi anni è presente, e tra l'altro noi il prossimo anno pensiamo di andare a fare la cerimonia in Valle Soana, quindi andare a fare un salto dalla Valle Orco dall'altra parte. Certo. E quindi, non so, senz'altro questo non è un progetto che può essere svolto dall'associazione nel Pailacan di Ponte Canavese, deve essere però un progetto che viene preso in considerazione da parte dei comuni e dalle unioni montane. Se questo è un progetto fattibile, l'idea sarebbe proprio di trasformare un'area attrattiva dedicata al mondo della fiaba, la presenza di un premio letterario a livello nazionale, la presenza di cartoni che in qualche modo sono legati al territorio, la presenza di tanti comuni che possono creare una singola manifestazione culturale in aggiunta a quella che noi proponiamo, e quello può essere un momento di sviluppo anche per attrarre il turismo non solo locale. Anche quest'anno la vincitrice è arrivata da Monza, altre volte sono arrivate da Licudi, altre volte dal Veneto, dal Friuli Venezia Giulia, quindi oltre ad aver avuto partecipanti e vincitori locali, questo premio comunque porta un minimo di turismo all'interno dell'area del parco. Certo, quindi un modo per far conoscere, per far ammirare sì, e apprezzare naturali. Quelle valli. Esatto. E un concorso appunto è cresciuto così tanto, ma chi è che ha avuto l'idea? No, l'idea nasce all'interno dell'associazione del Pailacan, sì, un'associazione fondata da me tanti anni fa, insieme con degli amici, tra cui faceva parte anche Enrico, facevano parte Lara Prato, adesso non vorrei, sì, no, ma non senz'altro dimenticherò, no, appunto, dimenticherò magari, qualcuno, diciamo, ecco, non vorrei, citandone uno, dimentico un altro. Però era nato all'inizio solo proprio per dire ricordiamo Enrico, facciamo una cosa nei suoi confronti, sì, eccetera. Certo. E poi ci siamo resi conto invece che il potenziale era più vasto e questo ci ha portato poi a avere un progetto continuativo nel corso di questi anni. Adesso sarebbe l'ora di allargare, forse prima i tempi non erano maturi, adesso invece io credo che ci possa essere la volontà dimostrata sia a livello nella cerimonia di premiazione di Noasca, sia a livello del Parco Nazionale con la presenza di Italo Cerise, il presidente del parco, sia della comunità montana, e questo secondo me potrebbe essere il momento per arrivare nella prossima stagione, nella prossima edizione, a avere un qualcosa di omogeneo a livello, diciamo, territoriale. E il prossimo anno si conosce già il tema nel prossimo anno. Sì, il prossimo anno. Noi abbiamo vissuto, o stiamo vivendo adesso, un anno molto difficile dovuto a questa epidemia, a questa pandemia che ormai ha colpito il mondo. Ecco, il professor Tesio ha pensato che anche in questo momento di grande difficoltà questo potesse essere un momento di riflessione. Un momento di riflessione e quindi ha proposto un tema. Il tema è il virus selvaggio.
Quindi il prossimo anno gli autori si dovranno cimentare con questo tema. Abbiamo avuto lockdown, abbiamo avuto delle cose incredibili che in 40 anni o in 50 anni non erano mai successe. E forse un momento di riflessione con fiabe che magari hanno un finale positivo o anche negativo potrebbe essere comunque un segnale di riflessione su quello che ci sta accadendo in questo momento. Certo. E l'associazione Pelacan è nata proprio per realizzare eventi culturali? Sì, nasce fondamentalmente per quello, non aveva altri scopi se non quello di realizzare all'inizio una piccola rivista locale che ormai continua ancora a essere pubblicata, al Pelacan. Sono più di 20 anni che ormai pubblichiamo questa rivista, perché poi il premio nasce dopo la morte di Enrico. Certo. E, ormai diciamo che le attività prevalenti sono la realizzazione di questa rivista che viene pubblicata e il premio letterario. Capito. Quindi inizierà la prossima edizione quando? Perché dunque, comunque viene aperto il bando, c'è il periodo in cui arrivano gli iscritti e poi la giuria e la premiazione, quindi c'è tutto un iter che c'è tutto un iter che dura 6-7 mesi per poter arrivare a completamento. Ma intanto la premiazione la manterremo nel mese di settembre. Noi prevediamo di uscire nei primi mesi del 2021. Può anche darsi che, avendo già il tema e avendo la descrizione e la presentazione, possiamo anticipare un pochino. Volevo lasciar passare ancora un po' di tempo per vedere di ragionare con i comuni o con le unioni montane in questo contesto, per poter vedere se è fattibile realizzare questo discorso del territorio dedicato alla fiaba. Però, facendo un ragionamento, comunque dicembre 2020, gennaio 2021, le consegne degli elaborati sono previsti verso il mese di maggio, i primi giorni di giugno, il tempo per poter ricevere il materiale e poterlo prendere in considerazione, consegnarlo alla giuria che valuta gli elaborati in forma anonima. Ci sono poi anche i ragazzi delle scuole che li fanno pervenire prima della chiusura della scuola, ma poi bisogna avvisarli e per questo ci siamo posizionati verso la fine di settembre, perché perlomeno i ragazzi possono tornare nelle scuole ed essere avvisati correttamente. Certo. E sono sempre tantissimi i partecipanti? Sì, la media è sui 200-250 elaborati nel corso di ogni edizione. Qualche volta abbiamo avuto un tema più felice, e quindi come quello di quest'anno, le piante del paradiso, è stata un'esplosione perché veramente moltissimi autori hanno partecipato. Qualche volta abbiamo avuto qualche problema perché il tema non era di facile attuazione, o perlomeno noi pensavamo fosse non di facile attuazione, e ci aspettavamo magari pochi elaborati, poi invece alla fine ci siamo trovati con un numero praticamente, non dico uguale, ma comunque quasi vicino alle edizioni precedenti. Le edizioni forse del professor Paviolo sono più legate a temi immediati, quelle del professor Tesio, che ha preso in consegna dopo il professor Paviola, preso in consegna la presidenza della giuria, sono qualche volta un po' più elaborate. Per esempio, lo dimostra anche il virus selvaggio, il concetto del numero del 3 che è stato sviluppato all'interno delle fiabe. Perfetto, quindi non ci resta che attendere il nuovo bando. Vediamo. Grazie per essere stato qui con noi. Prego, grazie a voi. Grazie mille. E continuate a seguire Obiettivo News. Buon proseguimento di giornata.